saranno installate a Firenze 6 nuovi autovelox con un limite di 50 km orari. Le vie interessate sono via Senese, via Baracca, via Toselli, via Corridoni, via Le Volta e questa che vedete alle mie spalle, via dei Serragli, dove il limite scenderà a 30 km orari. Verrà installato un autovelox qui in via dei Serragli, cosa ne pensa? Ci vorrebbe, 30 km sono anche troppi. Allora ne ha corrente allora. Sì, devono andare piano. 30 km, accidenti, è possibile, è comprensibile, c'è anche la scuola elementare, giusto? Quindi è giusto. Oddio, contando i 2 anni, se non sbaglio, di lavoro per la messa in sicurezza della strada, che 30 km mi sembra un po' pochino, un po' basso. Magari ecco 50 come in tutte le altre strade. Mi sembra un po', ecco, una macchina per soldi. Un autovelox a 30 in via dei Serragli. Siamo in via Le Volta, anche qui è previsto un autovelox, cosa ne pensa? L'ho letto ma non l'ho visto, beh ci sta, è giusto rispettare la velocità, non ho niente da dire sinceramente. La gente va forte qui? Sì, abbastanza. È un deterrente buono secondo lei questo? Sì, molto buono, così la gente va un pochino più piano. Siamo in via Baracca, lo sa che qui da qui a un mese verrà installato un autovelox anche qui, è d'accordo? Ma penserei proprio di no, però se hanno deciso di metterlo. Perché non è giusto secondo lei? Ma se penso un autovelox, ogni poco ce n'è uno, multe qui, sante ne viene fatte. Non è un deterrente, è un modo per far cassa, no? Via Senese, qui è previsto un autovelox, cosa ne pensate? Ma tutto sommato sono molto favorevole perché qui viene preso questa salita come rampa di lancio, sembra quasi che la gente voglia in cima voglia spiccare il volo e spesso sfrecciano forte, molto forte. Come le sembra questa strada? Vanno veloci? Ci vuole un autovelox o no? Sì, quello sì, senz'altro, perché le vere a piedi sa paura, sì. Qualcuno sulle strisce è stato anche investito, è successo anche qualche incidente grosso, qualcuno l'abbiamo anche raccattato da terra noi e è stato dei momenti molto difficili.